sommo poeta, il sommo poeta che viene celebrato in tutto il mondo. Professor Barbero, noi l'abbiamo persa come immagine, non so se ci sente. Forse il professor Barbero ha tolto il video. Dobbiamo farlo noi? Ah, è da qui. Il microfono è questo, sì. Ah, che bella cosa la tecnologia, ma quando funziona. Vero? Ecco, adesso la riprendiamo di nuovo. Ecco, professor Barbero, lei deve sapere che questa sera tra di noi e comunque a Sydney e in Australia siamo in molti che da tempo andiamo avanti a pane e Barbero. Non faccio più la mia camminata pomeridiana senza ascoltare un suo podcast. È molto conosciuto il professor Barbero, però è doveroso un breve profilo. Nato a Torino nel 1959, è uno degli storici più originali e rinomati in Italia e all'estero. È stato docente di storia medievale presso l'Università del Piemonte Orientale fino a poco tempo fa, quando ha annunciato il suo pensionamento. Professor Barbero, le facciamo tanti, tanti auguri per questo nuovo capitolo della sua vita. Grazie, grazie mille. A dire la verità, io non sono ancora in pensione, ho solo fatto l'ultima lezione, ma sono ancora in servizio. Ah, bene, ma lei non andrà mai in pensione con il cervello che si ritrova? Non andrà mai. Vabbè, finché riceverò inviti come i vostri, mi sa che non potrò riposarmi tanto. Ne riceverà ancora, e ancora di più importanti. È autore di numerosi libri, saggi e romanzi, ed è noto al grande pubblico per le sue partecipazioni televisive, tra cui Super Quark con Piero Angela, e per i suoi molti interventi nei programmi di storia della RAI. Il professor Barbero è uno studioso raffinato e rigoroso, con una qualità unica. Sa divulgare le sue scoperte, e le sa divulgare con una passione contagiosa e avvincente, senza mai tradire, glielo possiamo dire, il suo piacevolissimo accento torinese. Mi fa impazzire il suo accento torinese. Il suo accento torinese in dialetto, non è meno stretto, perché si sente anche quando parla in inglese. Ho sentito alcuni suoi interventi in inglese e c'è la cadenza torinese. Il professor Barbero ci rivela le pieghe meno conosciute di ogni epoca, dal Medioevo all'età contemporanea, ma non attraverso una mera sequenza di eventi, bensì ponendo in primo piano la centralità dell'uomo nella sua totalità. Si serve di innumerevoli episodi e aneddoti che stimolano la nostra curiosità senza mai appiattire e banalizzare gli argomenti trattati. Lei, professor Barbero, è stato definito uno scopritore di cose nascoste. Forse tutti quelli che fanno il mio mestiere sono scopritori di cose nascoste, ci pagano per quello. Lei un po' di più, perché ci dicono anche che forse questa è la chiave del suo successo con il pubblico giovane. E a proposito di giovani, il professor Barbero ha ricevuto un'accoglienza da star durante una conferenza a Napoli con oltre 2000 persone, principalmente giovani, in attesa di assistere alla sua lezione di Federico II. Ecco, ciò che devo dire io ho personalmente apprezzato è stato il suo elogio, le sue parole nei confronti dei giovani. Egli dice: hanno una gran voglia di confrontarsi, di sapere, sono una bella generazione ed è una gioia vivere e lavorare in mezzo a loro.
Queste parole sono una testimonianza di fiducia e incoraggiamento e sono tanto necessarie per i nostri giovani che spesso vengono anche un po' così, poco considerati. Ecco, dopo questa conferenza a Napoli, il professor Barbero ha rifiutato interviste, una cosa curiosa che io volevo raccontarvi, affermando: non sono un personaggio pubblico. Tuttavia, con oltre 1 milione di seguaci su Instagram, Facebook e YouTube, e lei è un'icona del web, anche se, a onor del vero, non gestisce personalmente nessuno di questi canali social. Se ne occupano, infatti, i cosiddetti barberiani, cioè i suoi fedeli seguaci, e quindi grazie al professor Barbero abbiamo un altro neologismo molto simpatico. La biografia su Dante scritta da Barbero unisce al rigore della ricerca una scrittura di vivida bellezza. È strutturata quasi cronologicamente, poi ce lo dirà il professor Barbero, partendo dagli anni della formazione di Dante fino all'esilio. Cerca di colmare lacune, incertezze ed enigmi sulla sua vita e sulla sua personalità, rivelandone anche alcune incoerenze ed errori, rompendo pertanto dei miti, rendendolo più umano. Prima di concedere la parola al professor Barbero, vi annunciamo con grande piacere una bellissima notizia. Stiamo lavorando all'organizzazione di un viaggio del professor Barbero qui in Australia, di persona. Un applauso. La società Dante Alighieri di Sydney si è resa promotrice di questo progetto ambizioso, al quale altre società Dante Alighieri in Australia e altre istituzioni stanno aderendo con molto entusiasmo. Quindi il professor Barbero ha già confermato la sua disponibilità, potrebbe essere tra marzo e aprile del prossimo anno. E che dire, l'aspettiamo professor Barbero, il nostro entusiasmo è alle stelle. Tuttavia questa sera dobbiamo accontentarci del collegamento via etere. Quindi, di nuovo buongiorno professor Barbero, speriamo di non averla costretta a una levataccia stamattina, ma lei non è la persona che dorme al mattino, vero? No, perché vado a dormire molto presto alla sera, ma comunque qua sono già le 8:30, quindi non è l'alba, state tranquilli. Non è proprio alba, bene. No. Qui sono insieme al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, dottor Paolo Barlera, con il quale le faremo delle domande per poi passare alla sessione Q&A. Vorrei dire che è appena arrivato anche il nostro console generale, dottor Gianluca Rubagotti, che ha fatto la corsa da un altro impegno istituzionale, quindi grazie per essere qui con noi, grazie console generale. Ecco, allora io adesso mi avvicino al dottor Barlera per farle alcune domande. Cosa dice? Possiamo cominciare? Potete cominciare. Benissimo, grazie. Vogliamo cominciare, vogliamo fare da qui così noi vediamo il professor Barbero, mi sembra. Va bene così? Se cominciamo così? Sì, sì. È la prima volta che facciamo questo strumento ibrido. Ecco, professore, lei come storico e specialmente da appassionato di storia militare, inizia la biografia su Dante con la battaglia di Campaldino, alla quale Dante ha partecipato. Più avanti nel libro ci offre nei dettagli un Dante immerso, per usare una sua espressione, immerso fino al collo nella vita politica di Firenze. Questo approccio offre una prospettiva di Dante, prima come combattente e poi nella sua dimensione civica, spostando il nostro immaginario da Dante immerso negli studi e nella scrittura, un poeta senza tempo e fuori dal tempo, a un Dante come uomo del Medioevo. In quali aspetti Dante incarna il Medioevo, è rappresentativo del Medioevo? Inoltre lei si interroga a lungo sulla nobiltà di Dante. Perché è così importante sapere se Dante era nobile? E come veniva inteso il concetto di nobiltà nel Medioevo?
Io lo sapevo che mi avreste fatto delle domande impegnative, ma lei capisce bene che se dovessi rispondere in dettaglio già a questa prima domanda, la nostra ora volerebbe via. Cioè, proviamo a riassumere, anche se io non sono bravo a riassumere, ci sono così tante cose da dire. Perché era importante la nobiltà, la pretesa nobiltà di Dante? Ma perché era importante per lui? Era importante per lui ed era importante per loro. Perché quella, per carità, in ogni società la posizione sociale è importante, in ogni società le differenze fra i vari gruppi sociali contano e il prestigio della persona dipende non solo dalle sue qualità individuali, ma dalla sua famiglia, dalla sua ricchezza e così via. La società di Dante è una società particolare, perché quella è una società dove di fatto comanda gente che si è fatta da sé, che non ha molti antenati, che non ha antenati, ma che ha tanti soldi. E questo tipo di gente che si è fatta da sé e che non ha antenati, Dante la disprezza cordialmente. Sapete che lui se la prende con i nuovi abitanti di Firenze, arrivati adesso dalla campagna, immigrati da poco, gente che nessuno sa chi sia e che tuttavia sono già pieni di soldi, no? La gente nuova e i subiti guadagni. A Dante tutto questo non piace, perché lui invece appartiene a quelli che di soldi ne hanno, sì, ma non tantissimi, e che invece si vantano di avere degli antenati. Dante è entusiasta di poter spiegare al mondo nei canti di Cacciaguida che lui ha un trisavolo che è stato cavaliere. Ora, il problema è che la società, come dire, fiorentina della sua epoca, mentre comandavano gli uomini d'affari, però i nobili cavalieri che sapevano fare la guerra, che giocavano con le armi, facevano i tornei, che avevano degli antenati, degli alberi genealogici, erano ammirati. Dante non è proprio uno di loro. Dante è figlio di gente che fa soldi, è figlio di uomini, figlio e nipote di uomini d'affari. Però è di quei figli di uomini d'affari che frequentano invece i figli dei cavalieri, no? I migliori amici di Dante sono tutte persone che hanno una posizione sociale molto più elevata della sua. Guido Cavalcanti, Forese Donati, quelli sono i suoi amici. E Forese Donati, in un famoso scambio di sonetti, prende anche un po' in giro Dante, prende in giro Alighiero, suo padre, che trafficava coi quattrini, che non è un'attività tanto nobile, diciamo, ecco. Dante si trova in questa contraddizione, è figlio di gente che traffica, che si sporca le mani a bottega, ma lui frequenta i figli dei nobili e si sente uno di loro, e per le sue qualità intellettuali è uno di loro, no? Ecco. Ecco perché, pur non avendo un papà cavaliere, e neanche un nonno cavaliere, e neanche un bisnonno cavaliere, mentre il papà e i nonni dei suoi amici erano tutti cavalieri, quando però lui può dire, però avevo un trisnonno cavaliere, ecco, allora ci dedica 3 interi canti a questa faccenda del suo trisnonno cavaliere. Ma ecco. Dopodiché anche fare la guerra è un modo per dimostrare che si è appunto in ascesa sociale. Dante è una tipica figura di cui è molto difficile dire quale fosse la sua condizione sociale, perché la società dei comuni italiani dell'epoca non era bloccata, anzi, c'era una mobilità sociale enorme. E tipicamente i figli dei commercianti, degli uomini d'affari, degli usurai, diciamo la parola, perché i papà, i nonno, gli zii di Dante sono anche gente che presta quattrini a usura, che è una cosa che sarebbe proibita dalla Chiesa, ma naturalmente nel Medioevo quando una cosa è proibita dalla Chiesa la fanno tutti lo stesso, non gli importa niente a nessuno quando ci sono i soldi di mezzo. E Dante alle spalle ha questo. Però se con i soldi guadagnati con l'usura tu ti compri i cavalli e le armi, e quando la città va in guerra non vai a piedi come la maggioranza dei cittadini, ma vai a cavallo insieme ai cavalieri, ai veri cavalieri, quello è il segno che stai salendo, che ti stai nobilitando. Ecco perché è così importante che Dante abbia combattuto a cavallo. Combattere erano buoni tutti combattevano, ma lo zio di Dante, Brunetto,
alla famosa e disastrosa battaglia di Montaperti aveva combattuto a piedi. Noi abbiamo l'elenco di tutti i fiorentini che hanno combattuto in quella battaglia e sono stati sconfitti rovinosamente dai sedesi. E lo zio Brunetto era a piedi, Dante a Campaldino, 30 anni dopo è a cavallo, una famiglia che si sta evolvendo. Anche perché se sei a cavallo hai lo scudo e sullo scudo ci devi mettere lo stemma della tua famiglia. E se la tua famiglia non ha lo stemma lo inventi. E gli Alighieri si sono inventati lo stemma a un certo punto. Quindi ecco perché è così importante questo fatto, al di là del fatto che appunto noi ci dimentichiamo spesso che in tante società del passato ogni uomo libero, ogni cittadino era anche un combattente e fare la guerra di allora naturalmente, che era molto diversa dalla nostra, per fortuna loro, però fare la guerra era una cosa che faceva parte dell'esperienza delle persone. Noi pensiamo a Dante e ce lo immaginiamo con la cappa rossa e come dire le foglie, la corona d'alloro in testa, cioè lo vediamo raffigurato in un modo in cui lui non si è mai di sicuro fatto vedere da nessuno, ecco, a meno che non si provasse la corona d'alloro allo specchio in privato, ecco. Ma Dante, come lo stiamo vedendo anche adesso, non l'ha mai visto nessuno, mentre Dante a cavallo con l'elmo calato in testa, che a noi sembra una cosa inaspettata, e invece era un modo normale in cui tanti lo hanno visto. Poi se volete parleremo anche della politica, ma io immagino che voi abbiate tante domande, io ho l'abitudine di farla lunga delle risposte, quindi per adesso mi fermo qui. Va bene, grazie, mi sembra che sia stata una bella presentazione già di questi, è una bella risposta, molto comprensiva di tutto. E forse anche per questo, perché non erano una famiglia nobile, o forse aveva anche dei complessi, essere, perché il papà faceva l'usuraio, il nonno faceva l'usuraio, che Dante non menziona mai suo padre né sua madre, così come non parla mai di sua moglie, di Gemma Donati, dalla quale ha avuto probabilmente 5 figli, come lei ci racconta, e ha vissuto probabilmente molto a lungo. Boccaccio, lei ci riporta una cosa molto simpatica di Boccaccio, ci dice che l'unica cosa positiva dell'esilio di Dante è che Gemma è rimasta a Firenze. Quindi questo fa presumere che quello tra Gemma e Dante non sia stato un matrimonio molto felice, molto allegro, molto convinto di amore. Ma allora, questa è una cosa su cui è molto difficile esprimerci, perché il problema è che qui siamo di fronte di nuovo a un grosso pezzo, una cosa molto importante nella vita, due cose molto importanti nella vita, l'amore e il matrimonio, che per noi sono la stessa cosa. Al di là del fatto che oggi il matrimonio non ha più bisogno di essere per forza di cose, il matrimonio è celebrato ufficialmente, ma insomma, nella nostra concezione dell'amore è implicita l'idea che quando ami una persona ci vuoi vivere insieme. No, ecco. Loro erano diversi. Loro erano diversi ed è per questo che dobbiamo stare attenti a non giudicare il matrimonio di Dante e Gemma con i nostri criteri, perché è chiaro che per i nostri criteri, se tu sei sposato con Gemma ma per tutta la vita sei innamorato di Beatrice, anche dopo che Beatrice è morta non fai altro che pensare a lei e parlare di lei e scrivi un'opera immensa in cui tua moglie non la menzioni mai, e invece tutta quest'opera tu ci dici espressamente che l'hai costruita perché hai fatto voto dopo la morte di Beatrice di scrivere su di lei quello che non è mai stato detto di nessuna. Ecco, beh, è chiaro che per i nostri parametri questo è un pessimo marito, è un matrimonio disastroso, è evidente. Aggiungiamo che una delle sue figlie, Dante la chiama Beatrice. Uno dice, chissà che faccia ha fatto Gemma. Quando Dante le ha detto questo la chiamiamo Beatrice. Dopodiché però dobbiamo fare molta attenzione, perché nella loro società l'amore romantico e erotico, l'amore trascinante, l'innamoramento non era necessariamente nella stessa sfera del matrimonio. Che non vuol dire che nel matrimonio non si prevedesse l'amore fra i coniugi, ma era un'altra cosa. Non era l'innamoramento, era l'imparare a volersi bene, a vivere bene insieme. Perché qual è il punto? Che in quella società i destini degli individui sono
in gran parte decisi dalla loro famiglia, sono decisi dai genitori. Poi Dante è rimasto orfano molto giovane, eh? La mamma deve averla persa piccolissimo, forse potrebbe addirittura essere morta di parto partorendo Dante, sua mamma, perché il papà poi si è risposato, ha fatto ancora almeno un altro figlio con un'altra moglie, quindi Dante e sua madre probabilmente non l'ha mai neanche conosciuta. Il papà è morto quando Dante era piccolo, anche lui era ragazzo, Dante a 18 anni è orfano e capofamiglia. Quindi diciamo che nel suo caso i genitori non l'hanno troppo condizionato nelle sue scelte di vita. Ma comunque le scelte, una scelta di vita come il matrimonio era una cosa per cui tu eri responsabile nei confronti degli altri parenti, di tutta la famiglia, della tua posizione sociale. Il matrimonio era qualcosa che potremmo paragonare a quello che fa oggi chi decide di fondare un'azienda, di fondare un'impresa. È una scelta molto importante, è una delle scelte più importanti della vita, il tuo futuro dipende da quella scelta, ma così come non ti scegli i soci della tua azienda perché ti sei innamorato follemente di loro e desideri andarci a letto, ma li scegli in base ad altri criteri, allo stesso modo la persona con cui ci si sposava veniva scelta in base ad altri criteri. Le relazioni, i collegamenti, le amicizie, la famiglia, la posizione sociale, i soldi, le prospettive che c'erano. Poi naturalmente tutti speravano che marito e moglie si volessero bene. E le coppie infelici erano riconosciute come coppie infelici. I mariti che picchiavano le mogli, ed erano tanti, se le picchiavano troppo erano criticati dai vicini. L'ideale era l'armonia anche in famiglia. Ma l'innamoramento folle non c'entrava niente. Ora, siccome l'innamoramento folle lo sperimentavano anche loro, esattamente come noi, perché io mi sono abbastanza convinto che mentre tante cose cambiano da un'epoca all'altra, no? Le idee, i modi di fare, le cose giuste da fare cambiano da un'epoca all'altra, cambiano le cose che noi a scuola e in famiglia ficchiamo in testa ai bambini, i modelli di comportamento che gli insegniamo cambiano, ma certe pulsioni nostre invece sono uguali in tutte le. Io sono convinto che anche gli uomini di Neanderthal si innamoravano esattamente come noi. Vedi una persona e non sai perché, senza nessun motivo, non puoi più fare a meno di pensare e di desiderare quella persona. Quindi questo lo conoscevano anche al tempo di Dante. Semplicemente non era normale innamorarsi di una persona e aspettarsi di sposarla, perché erano due ambiti diversi della vita. E questo è il motivo per cui c'è in tanta poesia medievale, ma ben prima di Dante, ben prima dello Spinello, no? I trovatori provenzali. L'amore non c'entra mai niente col matrimonio. È sempre l'amore con una che è sposata con qualcun altro. Perché? Perché nella realtà succedeva davvero così. O ti innamori di una persona di condizione inferiore, della ragazzina povera, e allora magari diventa la tua amante, anche la convivente, ma tanto non la sposi di sicuro quella lì, no? Ecco. E altrimenti ti innamori di una che magari a 17 anni è già sposata con un altro, perché si sposavano giovanissime le ragazze, specialmente nella classe dirigente che poteva permetterselo, magari i poveri dovevano aspettare un momento di più, ma le ragazze nella classe dirigente appena erano pronte, che vuol dire appena potevano fare dei figli, e quindi a 14-15 anni erano pronte per sposarsi, perché il matrimonio serviva anche e soprattutto a quello, a dare dei figli al marito e continuare la sua famiglia. Quindi in realtà, per chiudere, noi, a parte il pettegolezzo di Boccaccio, che però era un pettegolo, e noi non siamo autorizzati a dire che Dante e Gemma non andavano per nulla d'accordo, può essere stato un tranquillo matrimonio in cui era normale vivere insieme, mettere al mondo e educare dei figli, e magari a Gemma, certo, se Beatrice fosse stata ancora viva, magari le avrebbe dato anche fastidio, ma Beatrice era morta dopo tutto. E che per Gemma Dante non provasse l'amore folgorante è una cosa che secondo me una donna dell'epoca della classe sociale di Gemma se ne faceva una ragione, proprio perché appunto il matrimonio era un'altra cosa. Non se l'aspettava nemmeno allora. Bene. Secondo me no.
Bene, professore, invece adesso passiamo un po' al commento nel mezzo del cammino di nostra vita. Lei offre una interpretazione molto intensa, se non drammatica, di questo famoso incipit del primo canto dell'Inferno. Che cosa indica la selva oscura e cosa vuole dirci Dante con che la diritta via era smarrita? Possiamo vedere elementi autobiografici o addirittura profetici in questi versi? Allora, io farei una premessa che la selva oscura indica probabilmente tantissime cose, possono esserci compresenti tanti significati e in ogni caso tantissimi studiosi molto più qualificati di me come studiosi di letteratura, perché io sono uno storico e non uno studioso di letteratura italiana, tantissimi studiosi possono aver colto tanti significati morali, il peccato, la corruzione e mille altre cose, possono essere tutte vere. Io ne ho semplicemente segnalata un'altra a cui non si fa sempre sufficiente attenzione. Allora, il punto di partenza qual è? Che Dante ambienta il suo viaggio nell'oltretomba con estrema precisione in un certo momento della sua vita. Lui introduce tutta una serie di indizi per dirci che siamo intorno al Venerdì Santo dell'anno 1300. Ora, l'anno 1300, come dire, è un anno simbolico da tanti punti di vista. Per esempio è l'anno in cui Papa Bonifacio VIII ha inventato il Giubileo, che a quell'epoca ha avuto un immenso successo, ha fatto un'immensa impressione su tutti, e quasi sicuramente, no, sicuramente, noi lo sappiamo, Dante è testimone, Dante c'è andato a Roma per il Giubileo, si ricorda la folla immensa dei pellegrini, si ricorda che avevano dovuto istituire il doppio senso di circolazione per i pedoni sul ponte di Castel Sant'Angelo, perché altrimenti la folla non riusciva a circolare. Si ricorda che i romani sono gente maleducata, che a noi non sono piaciuti, che danno del tu a tutti, lui era abituato a sentirsi dare del voi, essendo un signore di un certo rango, ecco, i romani dicono, ah, del tu a tutti. Ma comunque, al di là di questo, l'anno 1300 è un anno importante anche perché Dante compie 35 anni e la Bibbia dice che la vita umana è destinata a durare 70 anni. Ecco perché Dante può dire: io nel 1300 ero proprio nel mezzo della mia vita prevista. Poi sappiamo tutti che è morto molto prima, naturalmente. Però quando Dante è morto poi nel 21, aveva 56 anni, ai 70 non c'è arrivato. Ma comunque lui poteva immaginare quell'anno come il centro della sua vita. Per di più anche il profeta Isaia da qualche parte dice: nel mezzo dei miei giorni sono andato, meglio dice, ecco, quindi c'è tutto un insieme di riferimenti. Ma detto tutto questo, però, siccome Dante si preoccupa di dirci: io la selva oscura l'ho incontrata nella primavera dell'anno 1300, allora siamo legittimati anche a chiederci che cosa stava facendo Dante nella primavera dell'anno 1300. E la risposta è: Dante stava facendo politica a tempo pieno, era immerso nella politica fino al collo. I cittadini fiorentini facevano politica, come dire, part-time, nessuno di loro era un politico professionista, nessuno di loro era pagato per fare politica, però il sistema di governo del comune di Firenze era quello che loro chiamavano un governo largo, a cui cioè partecipava una marea di gente. In un singolo momento c'erano qualcosa come 700 cittadini fiorentini che facevano parte di uno dell'altro consiglio, di una dell'altra commissione, e ruotavano ogni pochi mesi. Quindi migliaia di cittadini fiorentini facevano politica appunto part-time. Dante per qualche anno l'ha fatta con molta intensità. Per qualche anno noi lo troviamo continuamente membro di un consiglio, poi membro di un altro. È un uomo di partito. Firenze è una città dominata da un partito unico, i Guelfi, con un controllo ideologico molto forte. Bisogna essere fedeli al partito
per essere scelti, nominati, per entrare nei consigli, ecco. E nell'anno 1300, nella primavera del 1300, Dante viene scelto per occupare per un turno, sono turni molto brevi, due mesi, però per occupare per un turno uno dei sei posti al vertice del governo del comune, i priori. Dante dal 15 giugno al 15 agosto sarà priore delle arti e quindi uno dei sei uomini che governano la città di Firenze. Non per niente il cronista Giovanni Villani dirà che quando poi Dante, l'anno dopo, dopo il colpo di stato del partito nemico, Dante e tanti altri sono stati cacciati in esilio, Dante allora, dice Giovanni Villani, era uno dei maggiori governatori della nostra città. E Giovanni Villani lo sapeva, noi non dobbiamo prendere alla leggera questa affermazione, era uno dei politici più in vista. E nella primavera dell'anno 1300 il partito lo ha scelto per affidargli il più importante incarico della sua carriera. Allora, io non credo che Dante abbia potuto ragionare così tanto, decidere di collocare il suo viaggio immaginario proprio nella primavera dell'anno 1300 senza riflettere per nulla che in quel momento lui stava per toccare il culmine della sua carriera politica, era uomo di partito, uomo di un regime, e quindi a me sembra naturale che quando lui dice io in quel momento ho rischiato di dannarmi l'anima, perché Virgilio dice questo a un certo punto, quando, non so più se quando lo presenta a Catone, e dice questo qua stava per morire, e stava per morire anche in senso spirituale, per dannarsi l'anima. Se aggiungiamo, poi non so se vorrete parlarne, che comunque Dante dell'Inferno fa anche qualche accenno molto significativo ai rischi di corruzione che incontra chi fa politica nei comuni italiani, chi fa politica come la faceva lui, ecco, a me sembra legittimo pensare che Dante, un po' di anni dopo, sia anche spaventato pensando a chi era diventato lui e cosa stava facendo, facendo politica al servizio di un regime, di un partito, appunto, in quel fatidico anno 1300. Benissimo. Grazie, professore. Adesso passo la parola al professor, al dottor Barlera. Buongiorno, professore, grazie. Buongiorno. Di questo incontro. Vorrei continuare a parlare di esilio. Alcuni anni fa all'Istituto di Cultura di New York ci fu un ciclo di presentazioni chiamato Esilio e Creatività, in cui si parlava di italiani che erano dovuti soprattutto nel XX secolo, che si erano spostati negli Stati Uniti, e lì avevano sviluppato una certa creatività. Nel caso di Dante, che succede? Lei dice che siamo fortunati che lui è nato in esilio e che ha potuto scrivere la commedia in esilio. È vero? Cinicamente dobbiamo dirlo in questo senso. L'esilio per Dante è stata una tragedia immensa. Lasciamo stare appunto il pregonezzo di Boccaccio che dice vabbè c'è stato di buono che si è tolto dai piedi Gemma. Questo, ripeto, non siamo in grado di dirlo. L'esilio poi... Quello che dobbiamo avere chiaro è che per gli uomini di quell'epoca la loro identità si definiva in base alla loro cittadinanza. Essere cittadino di Firenze è la prima cosa che definisce Dante. Oddio, forse essere rigorosi, la prima cosa che lo definisce è essere un cristiano, e va bene. Ma poi essere cittadino di Firenze. L'esilio vuol dire che tu perdi la tua identità, non sei più nessuno. Non c'è più un posto dove tu sia qualcuno, perché... Il sistema dei comuni indipendenti, dove ogni comune è un piccolo stato, significa che solo nella tua città tu sei riconosciuto, hai un'identità e sei qualcuno. Poi Dante era un intellettuale famoso e un politico noto e quindi si è costruito un suo status anche quando era ospite dei Malaspina o degli Scaligeri, però non era la stessa cosa. Quindi la perdita della tua città e della tua cittadinanza è una ferita enorme. Poi aggiungiamo quello che appunto non ci pensiamo mai, ma Dante ha perduto. Lui era già fuori Firenze, era ambasciatore a Roma,
quando gli arriva la notizia che c'è stato il colpo di Stato e che lui non potrà rientrare, e ci mette anni prima di rassegnarsi al fatto che non tornerà mai più a Firenze, anzi in realtà non si è mai rassegnato, ancora alla fine della vita ci sperava. Ma lui a Firenze non ha lasciato solo Gemma e i bambini. Poi i bambini sono cresciuti, l'hanno raggiunto, lui è sempre collegato a loro durante l'esilio, per fortuna almeno quello. Ma ha lasciato la sua casa con tutto quello che aveva, tutto, tutti gli abiti, tutti i libri, i cavalli, le armi, tutto quello che possedeva. Allora, l'esilio è una ferita enorme per Dante, come per le centinaia di altri del suo partito, i Guelfi Bianchi, che vengono cacciati in esilio nello stesso momento, e come per le migliaia di cittadini che continuamente venivano cacciati da una città o dall'altra quando il partito nemico prendeva il potere, perché la politica dei comuni italiani, benché quella sia una stagione grandiosa dal punto di vista culturale e artistico e anche economico, però quel mondo straricco che produce capolavori è un mondo che fa una politica feroce, spietata, dove tanta gente viene macinata dalla politica come è stato macinato Dante. E allora il punto è che lui in esilio vive 20 anni di amarezza ininterrotta. Nei primi anni c'era speranza che i Guelfi Bianchi in esilio, alleandosi con i Ghibellini, riescano a rientrare con la forza. C'è anche almeno un tentativo importante di fare la guerra contro Firenze e riconquistarla con la forza. Va a finire malissimo. Dante si rende conto che tutti gli altri esuli con i quali ha fatto lega sono dei cialtroni, o almeno lui, che non era uno che andava sul sottile, ecco, era sempre una cosa buona per tutti. Lui si convince che tutti gli altri esuli sono dei cialtroni, una cattiva compagnia, lui farà parte per se stesso. Lo dice, cioè si farà un partito da solo, lui e basta. E quindi non rientrerà. E l'amarezza di essere fuori, di dover mangiare il pane altrui che sa di sale, di dover salire le altrui scale, di vivere continuamente, mangiare e dormire a casa d'altri. Ecco, questa amarezza non lo lascerà mai, non lo lascerà mai il rancore verso una città che amava follemente e che al tempo stesso finisce per odiare. Allora, in questo contesto lui scrive la commedia, che è anche un modo per regolare un'infinità di conti. È un modo per ritrovare i suoi amici in purgatorio, i suoi amici che sono morti prima di lui, i suoi amici di giovinezza, ed è un modo per regolare i conti con un mondo che lui vede pieno di mostri, pieno di infami, pieno di ipocriti, pieno di criminali, tutto il mondo, dal Papa in giù. Tutti i papi che Dante ha conosciuto in vita sua li vede tutti all'inferno. E allora scrivere la Divina Commedia in quel contesto non l'avrebbe scritta se non fosse stato in esilio. O meglio, fatemi dire ancora questo. Oggi si è tornati a discutere molto sull'ipotesi che in realtà Dante avesse cominciato a scrivere la commedia già a Firenze, già prima quindi dell'anno 1301. Perché c'è un aneddoto raccontato da Boccaccio secondo cui a un certo punto Gemma, che aveva messo in salvo certi forzieri come carte di Dante, a un certo momento ha bisogno di cercare una scartoffia che le serve, manda qualcuno a frugare in questi bauli che ha messo in salvo in un convento, e chi va a frugare nei bauli ci trova uno scartafaccio di mano di Dante. Guarda, ma questi sembrano proprio i primi canti di un poema con Dante che va a visitare l'inferno. Allora questa scoperta fa molto rumore e si mettono d'accordo, famiglia si mette d'accordo per far avere questo scartafaccio a Dante. Questo è quello che racconta Boccaccio. Peccato che la storia di Boccaccio è, come dire, un po' indebolita dal fatto che due persone diverse gli hanno detto: sono io quello che Gemma ha mandato a frugare nel baule e che ha trovato lo scartafaccio. E questo, come capite, indebolisce abbastanza la veridicità dell'aneddoto. Per molto tempo si è detto: no, ma vabbè, è vero che i primi canti della commedia sono un po' diversi dagli altri. È vero che dal punto di vista stilistico sono più arcaici, sono più pieni di immagini, di allegorie che poi spariscono, anche le allegorie famose delle tre bestie che Dante incontra nel primo canto, poi non si capisce bene a cosa servono, non tornano più. Allora, si è sempre un po' detto, sì, però al tempo stesso,
così come l'abbiamo adesso, la commedia chiaramente è stata scritta dopo, anche Boccaccio se n'è accorto, già nei Due Licanti si fa riferimento a episodi successivi all'esilio, però adesso c'è di nuovo una tendenza a dire, ma non è impossibile che lui avesse davvero cominciato un grande poema, poi l'ha interrotto, e non è impossibile che quando nell'esilio gli hanno rimandato il suo quaderno, abbia deciso di riprenderlo, modificandolo a quel punto profondamente. Quindi ecco, per scrupolo devo dire che chissà, forse anche senza la catastrofe e il dolore dell'esilio, Dante avrebbe magari scritto lo stesso un poema. Però tenete anche conto che Dante è uno che ha scritto tante cose ma neanche mollate tante a metà, eh? Dante era uno che aveva sempre dei progetti nuovi, si innamorava del progetto nuovo e abbandonava quello vecchio. E tanti tanti dei suoi trattati non li ha finiti, ma ecco, non ha finito il convivio, non ha finito di vulgare eloquenza, si stufava. Della commedia non si stufa, perché nell'esilio è diventata la cosa più importante della sua vita, ecco. E in questo senso davvero io credo che si possa dire che senza l'esilio noi la commedia probabilmente non l'avremmo. E voi capite che senza la commedia noi di Dante diremmo un poeta importantissimo, poeta intellettuale, forse dello stesso livello di un Petrarca, tutto sommato, sì, certo, e invece per fortuna è un'altra cosa. Grazie. Un altro concetto abbastanza non semplice, concetto di patria. Il concetto di patria prende avvio in Italia durante l'Ottocento e si rafforza dopo l'Unità d'Italia. E in tutto questo Dante ha un ruolo molto importante, secondo alcuni anche a sua insaputa. Però non è questa la domanda. La domanda è che cos'era per Dante patria? Era Firenze? Era l'Italia? Era qualcos'altro? E dall'altro punto di vista, Firenze era adatta ad essere una patria per uno come Dante? Beh, io premetterei che la nostra esperienza attuale ci permette di capire che le identità e anche le patrie possono essere diverse, cioè non c'è necessariamente una sola patria. Questa era l'idea del nazionalismo ottocentesco, era l'idea del Risorgimento, e in tutti gli altri paesi europei si condivideva fra 8 e 900 questa idea che la patria è la tua nazione ed è quello la patria, no? Ecco. Noi oggi possiamo essere italiani, e forse molti di voi sono italiani e australiani al tempo stesso. Io sono italiano ed europeo. E allora, oltre a essere, come si sottolineava prima, piemontese, anzi torinese, le patrie possono essere tante, ed era così anche al tempo di Dante. Al tempo di Dante non c'è dubbio che la patria nel senso del luogo dove tu ti senti a casa tua, e quando esci di lì sei un forestiero, ti senti all'estero e sei trattato come uno straniero, quella è Firenze. Non c'è il minimo dubbio. Molte generazioni di italiani vissuti nel sistema dei liberi comuni hanno avuto come patria la loro città, e quella era davvero l'unica patria possibile. Ma perché tutto il sistema legislativo e politico era organizzato in quel senso. Come dicevo prima, un cittadino nella sua città è protetto dalla legge e fa politica. Appena esce, anche solo per andare in un'altra città vicinissima, un fiorentino che va a Pistoia, un fiorentino che non diciamo a Pisa o a Siena o a Lucca, ma già a Pistoia o a Prato, è uno straniero, non è più protetto dalla legge. Poi certo sono gente civile, non è che lo straniero può essere ammazzato impunemente, ma la legge, le autorità, la polizia proteggono lo straniero con molta minor passione di quanto non proteggano il cittadino. Quindi la patria è assolutamente e indiscutibilmente Firenze. Ed è adatta per Dante? Sì, qui possiamo darla questa soddisfazione ai fiorentini. La loro città in quel momento è intanto una metropoli internazionale.
C'è l'aneddoto, forse falso, forse apocrifo, di Papa Bonifacio VIII che avrebbe detto che i fiorentini sono il quinto elemento di cui è composto il mondo, no? Ci sono i quattro elementi, il fuoco, l'aria, la terra e l'acqua, e il quinto elemento sono i fiorentini, perché si trovano dappertutto. Il che peraltro è verissimo, eh? Dante in esilio, fra l'altro, avrà il sostegno del fatto che in ogni città dove lui si reca comunque c'è una comunità di fiorentini, che siano esiliati politici o che siano più spesso mercanti, banchieri. Verona è piena di fiorentini, Ravenna è piena di fiorentini, in questo senso Roma è piena di fiorentini, in questo senso Firenze appunto è una grande metropoli internazionale ed è anche una città con un'attività letteraria così intensa, guardate, non un'attività filosofica, teologica, ci sono altre capitali in Italia, Padova per esempio in quel momento è all'avanguardia della riflessione filosofica universitaria, Firenze no, ma a livello di letteratura e soprattutto di letteratura in lingua volgare, Firenze è all'avanguardia e già al tempo di Dante è chiaro che la forma di lingua italiana parlata a Firenze si sta candidando per diventare la base di un italiano comune, internazionale, che possa essere parlato e capito un po' in tutta Italia. Quindi in questo senso Firenze è assolutamente, secondo me, degna di essere la patria di Dante. Dopodiché però vorrei dire ancora una cosa, perché l'Italia c'è. Ecco, noi dobbiamo stare molto attenti a non essere vittime del pregiudizio appunto risorgimentale che dava così tanta importanza allo Stato nazionale, che oggi io sento continuamente persone che dicono e pensano che l'Italia prima del 1861 non esisteva. E questa è una falsità abissale. L'Italia esisteva, esistevano gli italiani, non c'era il minimo dubbio su questo, semplicemente non era un paese politicamente unito e quindi non poteva neanche essere una patria in quel senso, ma era una patria anche nel senso che si parlava dappertutto grosso modo la stessa lingua, e questo per Dante, come sapete, è molto importante. Dante è forse il primo grande linguista del Medioevo e forse la prima persona che nel Medioevo si interroga seriamente sulla lingua, e una delle cose da cui lui parte è: certo, la lingua che si parla in Italia, quella che si parla in Francia, in Provenza, sono molto simili fra loro, sono diversissime dal tedesco e dall'inglese. Dante dice: il tedesco e l'inglese, ascoltate da noi, ci sembrano la stessa roba e sono chiaramente un'altra. Dopodiché però anche le lingue sorelle fra loro che parliamo noi in Italia, i francesi, i provenzali, dice Dante, però si distinguono. Avete presente, no? La solita cosa, la lingua del sì è la nostra. Ora, il bello è che noi siamo talmente abituati a pensare a un'Italia che non esisteva, sbagliando, che ci immaginiamo anche appunto che non esistesse l'italiano e che la gente parlasse solo dialetti incomprensibili fra loro. Dante invece percepisce con la massima chiarezza che tutti i dialetti parlati in Italia sono tutte forme della stessa lingua, la lingua del sì. Tra l'altro io ne ho parlato con amici linguisti, i quali mi hanno confermato che i dialetti italiani a quell'epoca erano probabilmente meno lontani uno dall'altro di quanto non siano oggi. Perché oggi davvero uno di noi, sentendo parlare in dialetto siciliano o in dialetto piemontese, può avere l'impressione che siano reciprocamente incomprensibili. Invece Dante è andato dappertutto e capiva dappertutto. Poi ti diceva: sì, i veneti parlano in modo irsuto, in Piemonte parlano in modo duro, ma però capiva dappertutto e lui veniva capito. Ecco, l'Italia è anche questo, quindi una patria anche linguistica. Va detto che questa consapevolezza di un'Italia come paese, come nazione e come lingua è una cosa che la generazione di Dante percepisce, ma è un po' all'inizio probabilmente. Oddio, già 100 anni prima, quando i milanesi hanno sconfitto l'imperatore Barbarossa alla battaglia di Legnano, poi hanno scritto una grande lettera aperta al mondo in cui hanno detto che quella vittoria non era solo loro, ma di tutti gli italiani.
Quello che io volevo dire è che al tempo di Dante mancano un po' i termini per esprimere queste cose. Dante, parlando italiano, per esempio, la lingua italiana non la chiama l'italiano, la chiama la lingua del sì, ma se no la chiama il latino. Quando parla di noi italiani, Dante non ha ancora in italiano la parola gli italiani, dice noi latini, però quando scrive in latino dice Italy. In ogni caso è una cosa che sta venendo fuori. Con la generazione successiva, quella di Boccaccio, è cosa fatta? La lingua italiana si è dotata anche del vocabolario per designare l'identità italiana. Sapete che in Boccaccio c'è una novella in cui si parla di un mercante genovese, no? Che va in Terra Santa e che lì, dice Boccaccio, frequentava altri mercanti siciliani e veneziani e pisani e altri italiani per rimembranza della patria sua. Eccola qui la patria. Per Boccaccio la patria può essere anche l'Italia. Anche se Boccaccio sapeva benissimo anche lui che appunto per ogni italiano la patria era innanzitutto la sua città, il suo comune. Però anche l'Italia era già una patria. Grazie professore. Rimaniamo nel tema della lingua. Dalle varie edizioni della Divina Commedia risultano almeno 800 varianti, ossia piccole differenze anche di ortografia in alcune parole. Lei ha evidenziato che non esiste un solo manoscritto di Dante, non una sola lettera, non una sola parola scritta a mano. Non conosciamo quindi la sua calligrafia, pertanto non possiamo determinare con certezza la versione originale. Motivo questo, io non sono sentita una volta in un intervento, motivo di grande frustrazione per lei, che come storico ha detto si farebbe tagliare un mignolo pur di vedere un solo scritto di pugno di Dante. Ci può spiegare come sono avvenute queste varianti? È possibile stabilirne la cronologia? Ce ne può dare anche qualche esempio? E quali tende a ritenere che siano quelle originali? E perché? Mi scusi, Questo è un tema interessantissimo su cui proverò a dire qualcosa, ma è una domanda che va al di là delle mie competenze, perché di queste cose si occupano i filologi e i codicologi e sono competenze che io non ho. Però ovviamente studiando la vita di Dante mi sono imbattuto anche in questo problema e un pochino ci ho dovuto riflettere. Sì, il punto è questo: noi non abbiamo nessuno scritto di mano di Dante, mentre invece abbiamo autografi di Petrarca, di Boccaccio. Non è una cosa strana. Penso che probabilmente la cosa dipenda anche proprio dal fatto che mentre per esempio Petrarca ha vissuto una lunga e pacifica vita da ricco, canonico, padrone di ville in cui ha conservato i suoi libri, i suoi appunti. Ecco, Dante viveva da esule. Dante girava, si spostava, ogni pochi anni doveva cambiare casa, cambiare città, e dunque anche proprio il suo lascito materiale non è esistito. Peccato, perché in realtà per qualche secolo almeno delle lettere di Dante sono esistite. Nel 400 Leonardo Bruni, che era cancelliere della Repubblica Fiorentina e che scrive una vita di Dante, ecco, Leonardo Bruni ha visto le lettere di Dante, che erano conservate nei cassetti del suo ufficio, sostanzialmente, ecco, negli archivi della cancelleria del comune di Firenze. E Leonardo Bruni ci dice, fra l'altro, che la grafia di Dante era molto regolare, appuntita, ma molto corretta, e ci dobbiamo accontentare di questo per quanto riguarda la grafia. Per quanto riguarda l'ortografia, non è un vero problema, perché il punto è che noi dobbiamo renderci conto, anche se facciamo fatica, che dell'ortografia fino a un paio di secoli fa non importava assolutamente niente a nessuno. In questo senso noi siamo state vittime di una vera mutazione antropologica, perché diciamo che tra 7 e 800 l'ortografia di tutte le lingue europee si è fissata
una volta per tutte, l'istruzione obbligatoria la comunicata appunto in forma obbligatoria all'intera popolazione, e oggi noi siamo sensibilissimi all'ortografia, tanto che ogni minima variazione ci ripugna e ci infastidisce. In realtà appunto solo nell'Ottocento che l'ortografia si è fissata, se voi andate a vedere i nostri libri dell'Ottocento ci trovate ancora delle I lunghe, per esempio, no, dei ditonghi dell'italiano che oggi non usiamo più e così via. Però oggi noi abbiamo la sensazione di vivere in un mondo in cui l'ortografia è un sistema totalmente rigido, pietrificato. In passato non era così. In passato si scrivevano le lingue come ausilio per leggere a voce alta. Teniamo conto che ancora nel Medioevo il modo normale, più comune di leggere un testo era di recitarlo a voce alta. Poi si avevano anche imparato naturalmente a leggere in silenzio, Gli antichi non lo facevano. Gli antichi greci e romani leggevano solo a voce alta e non esisteva la lettura silenziosa, privata. Sapete che c'è il famoso... è nata alla fine dell'antichità. C'è la famosa storia di Sant'Agostino, da giovane, che va a trovare San Girolamo e trova San Girolamo che sta facendo una cosa stranissima. E gli dicono un libro, e lo guarda, e sta zitto. E Sant'Agostino si stupisce moltissimo, perché non ha mai visto nessuno leggere senza recitare a voce alta il testo. Ancora nel Medioevo molto di quello che si scriveva era fatto per essere letto a voce alta. E la scrittura era semplicemente il promemoria. E ognuno scriveva come gli pareva. Non c'era nessuna fissità. Perfino nel campo dei cognomi, che a noi sembra addirittura appunto assurdo poter cambiare, no, una lettera in un cognome. Sapete che in Proust c'è la famiglia di Albertini che si chiamano Simonet e loro lo scrivono con due N, Simonet, e sono orgogliosissimi, dice il narratore, del fatto che il loro cognome si scrive con due N. Ma fino al Settecento in francese le doppie si mettevano, non si mettevano, le S finali si mettevano, si toglievano, faceva tutto quello che volevano, non importava niente a nessuno. Quindi le varianti puramente grafiche non contano. Varianti in cui una parola è diversa dall'altra invece possono essere interessanti, chiaramente. Voi capite qual è la premessa, non l'ho detto, è ovvio, ma diciamolo. Fino al buon Gutenberg ogni singolo libro veniva scritto a mano da una persona o a volte anche da un'equipe, perché quando c'era molta fretta di produrre un libro si assumevano diversi copisti, si smontava il prototipo, i fascicoli e ognuno copiava il suo, ma più spesso un volume veniva copiato da una singola persona che ci metteva delle settimane o dei mesi, che è il motivo per cui i libri costavano carissimi naturalmente, ogni libro incorporava mesi di lavoro di uno specialista e quindi costava migliaia di euro naturalmente, ogni manoscritto. Dopodiché è ben noto che copiando un manoscritto è facilissimo fare degli errori, ma in realtà poi non solo, perché la mentalità medievale era diversa dalla nostra, a loro interessava il libro più dell'autore, il libro era un insieme di contenuti utili. Tante volte in uno stesso libro si copiavano brani di autori diversi. Non era sempre importante sapere chi era l'autore, era importante l'utilità del contenuto. E quindi un copista medievale poteva tranquillamente a un certo punto aggiungere qualcosa, se gli sembrava che fosse utile aggiungere un'altra informazione. Nelle cronache, per esempio, i copisti spesso aggiungevano qualche notizia in più sugli avvenimenti e noi diventiamo matti. Come faceva l'autore a sapere questa cosa? E no, non lo sapeva lui, l'ha aggiunto un copista 50 anni dopo. Ecco. E quindi tra errori, correzioni, casi in cui una parola ti sembra strana e allora dice ma no, non è così, è solo la correggo. E quindi i manoscritti sono strapieni di varianti. Ripeto, non quelle ortografiche. Beh, un esempio che mi viene in mente è quello in cui si parla a un certo punto di un posto dove ci sono delle, nella commedia, ci sono delle sorgenti di acqua calda che vengono utilizzate da chi vive di vicino e lì ci sono due varianti possibili. Quella che di solito si stampava una volta dice che sono le peccatrici che usano quest'acqua calda e quindi tutti i commenti sul fatto che quelle erano prostitute
che c'era un bordello lì vicino, no, ecco. E invece di recente è stato segnalato che potrebbe invece essere la parola pettatrici con la T di Torino anziché la C di Como, e che le pettatrici erano una forma di artigiane, erano delle artigiane che facevano una certa operazione dell'industria tessile e che utilizzavano anche loro appunto l'acqua calda. Ecco, questo è un esempio in cui effettivamente il significato dell'immagine può cambiare profondamente. Certamente cambiava, invece che la diritteria, quella diretteria era smarrita, lì non cambia il significato, quindi ci piacerebbe solo sapere qual era la versione originale, ma altrimenti non cambia il significato. Il significato è... Ma gli studiosi di Dante sono così sottili che credo si discuta anche molto sulla profonda differenza tra diritta e diretta, anche se io adesso non vorrei entrare nell'argomento. Certo. Senta, noi abbiamo tantissime domande, ma ovviamente poi vogliamo passare la parola al pubblico. E volevo solo chiederle, dirle, fare una osservazione. Alla fine del libro colpisce della biografia di Dante, tra l'altro io ce l'ho qui, non so dove l'ho messa, colpisce la lunga e folta bibliografia. Ci sono quasi 100 pagine di note bibliografiche, le ho contate, 97 pagine di note bibliografiche, che indica il lavoro incredibile che lei ha fatto nella sua ricerca per conferire scientificità e verificabilità di ogni sua affermazione. E allora io a questo punto ho una grande curiosità. Quanto tempo ha impiegato per scrivere una biografia, un lavoro di questa portata? Ma sai, io sono uno che lavora molto e che lavora molto veloce, quindi ci ho messo forse meno tempo di quanto non sarebbe stato giusto, ma in ogni caso circa 3 anni ce li ho messi, eh. Ci ha messo circa 3 anni perché il libro è uscito alla fine del 20, in vista dell'anniversario naturalmente del 21, e ricordo perfettamente quando è nata l'idea di scriverlo, perché era appena uscito il mio libro su Caporetto, quindi nel 2017, anche quello per l'anniversario, e conversando con Giuseppe La Terza, lui, così come se niente fosse, ha buttato lì questa notizia, è presente che fra 4 anni è l'anniversario di Dante, hai mai pensato di occupare, così è quello che fanno gli editori bravi, no? Ti mettono una pulce nell'orecchio e poi ti lasciano lì a pensarci tu e dici, ma però, certo che, e insomma, quindi questo libro, l'idea di fare questo libro è nata alla fine del 17 e il libro è uscito alla fine del 20. Quindi un tempo record. Comunque, un'ultimissima curiosità, ma veramente solo una curiosità. Perché ha voluto sulla copertina del libro solo la parte superiore del viso di Dante? A me fa pensare che a lei non sia molto simpatica la fisionomia di Dante, il naso molto arcigno, il mento un pochino in dentro, complessivamente lei pensa che ci guarda tutti dall'alto in basso, soprattutto nelle belle piazze italiane. Allora, la viso sulla copertina. Allora, il parte è quello, indubbiamente la faccia che a partire dal Rinascimento è stata attribuita del tutto ingiustificatamente a Dante è una faccia antipatica, su quello io sono convintissimo che è una faccia antipatica, e posso dirlo perché non è mica la sua faccia, nessuno sa che faccia avesse Dante, nessuno che l'ha ritratto l'aveva mai vista. Nemmeno Boccaccio, che pure è quasi un contemporaneo e che scrive la sua vita, nemmeno Boccaccio l'aveva mai visto. Boccaccio però racconta che c'è un nipote di Dante, il figlio della sorella, no? Andrea di Leone Poggi, e lui questo nipotino di Dante lo conosce e dice, mi hanno assicurato, quelli che conoscevano lo zio Dante dicono che il nipote è tutto suo zio, va un po' curvo così come andava anche Dante. Poi dice che era di colorito molto scuro, capelli molto scuri, però del resto non sappiamo niente. Quindi l'immagine di Dante che è stata creata nel Rinascimento è assolutamente immaginaria, sia nell'abbigliamento, come dicevo, con la cappa rossa dei laureati, e lui non era laureato, all'università c'è andato, ma poi non gli è piaciuta, ne parla malissimo dell'Università di Bologna quando ha l'occasione, ecco, sì, appunto la corona d'alloro che lui sperava tanto che un giorno
lo avrebbero chiamato a Firenze per celebrare il più grande poeta del mondo e lo avrebbero incoronato da loro, però non l'hanno fatto, non gli è mai successo. A Petrarca, che era più mondano di lui e aveva gli amici giusti, a Petrarca gli è successo, eh? Il re Roberto d'Angiò lo ha incoronato da loro in Campidoglio. A Dante non è successo, quindi l'aspetto di Dante che noi vediamo è carico di simboli, ma non ha nulla di realistico. Nelle statue dell'Ottocento poi è ancora peggio, perché lì effettivamente Dante è diventato il padre della patria, modello morale e politico, cosa che secondo me appunto è comprensibile nel clima dell'epoca, perché l'Italietta appena unita e piena di problemi è governata anche malissimo dalla destra di allora, fra parentesi, aveva un gran bisogno di qualcosa che tirasse su il morale, e avere uno dei più grandi poeti del mondo di tutti i tempi era pur sempre una bella cosa. Però è chiaro che attribuirgli anche il compito di guida politica e morale significa mettere su un piedistallo e trasformare in una statua di marmo un uomo che invece era un uomo con le mille complicazioni e le mille contraddizioni degli esseri umani. Io penso che il Dante vero fosse molto più simpatico e molto più interessante che non il Dante appunto di marmo. Oltre a questo, come dire, l'immagine classica è sempre quella, si era già vista sulla copertina di tanti altri libri, e quindi eravamo un po' disperati. A un certo punto pensavamo addirittura di fare una copertina bianca senza immagine. E poi qualcuno alla casa editrice La Terza ha avuto questa idea di provare a spostarla, farla venire fuori solo un pezzo. E allora ci siamo accorti oltretutto che facendo venire fuori solo gli occhi era un'espressione anche molto più interessante rispetto al campo pieno, ecco, e quindi è nata così. Benissimo, questo comunque era molto chiaro, che quello di Botticelli, la versione di Botticelli potrebbe essere quella più aderente, chissà, ma comunque. Bene, passiamo un po' alle domande. Dal pubblico c'è qualcuno che vuole? Sì, ecco, troviamo subito chi, Antonella. Grazie moltissimo, molto interessante. La mia domanda riguarda il concetto di patria che lei ha sollevato, che avevano i cittadini medievali, no? Il concetto di sentirsi a casa nella città. Ecco, questo concetto di sentirsi a casa nella propria città è ancora attuale, giusto? Qui all'estero, almeno quando uno si identifica sì come italiano, ma se non al primo posto, sicuramente al secondo viene la regione e al terzo posto viene la città, il paese. Grazie, vorrei la sua opinione. Allora sì, è assolutamente così. Ci sono paesi dove l'appartenenza cittadina e regionale è molto importante e altri dove conta molto meno, ecco. La Francia, per esempio, è un paese dove conta abbastanza poco. La Francia ha avuto un processo di uniformazione così totale, i dialetti sono scomparsi praticamente. Ma ecco, in Francia c'è l'opposizione tra Parigi e la provincia, come dicono a Parigi, o tra Parigi e la Francia, come dicono nel resto del paese, naturalmente. Però poi, insomma, sì, alcune grandi città, ma sì, ha una sua identità. Lyon, ma nell'insieme un francese è innanzitutto un francese, sono molto, per gli inglesi stessa cosa, anzi ancora di più direi. Invece noi italiani, come anche altri, come anche i tedeschi per esempio, anche i tedeschi hanno identità regionali molto forti. Essere bavarese non vuol dire essere sassone, sono proprio due cose diversissime. Per noi italiani c'è questo fatto che oltre all'identità regionale, che in certi casi è più forte, in altri meno, l'identità cittadina, specialmente nel mondo comunale, quindi nel centro-nord, ma anche altrove in realtà, alla fine, no, l'identità cittadina è fortissima. Ora appunto noi italiani sperimentiamo questo in una situazione in cui in realtà per il resto effettivamente siamo in patria in tutta Italia, nel senso che l'italiano in qualunque punto d'Italia sia trova lo stesso giornale, ascolta lo stesso telegiornale, se ha dei problemi trova la stessa caserma dei carabinieri o lo stesso commissariato di polizia. Ecco, queste cose invece al tempo di Dante non succedevano. Al tempo di Dante, quando eri fuori dalla tua città, eri davvero in balia degli eventi e relativamente indifeso
se non avevi preso le tue precauzioni, se non avevi delle amicizie, delle conoscenze, dei contatti. Tra l'altro questa caratteristica del mondo italiano dell'epoca è anche all'origine di alcune delle grandi creazioni del Medioevo, come l'università, per esempio. L'università viene inventata a Bologna non perché lì ci sono tanti professori di diritto romano molto bravi e arrivano studenti da tutta Europa, da tutta Italia e da tutta Europa per prendere lezioni private da questi professori. Questa cosa di per sé non è l'università. L'università a Bologna nasce quando gli studenti si rendono conto che essendo forestieri a Bologna sono indifesi davanti alle autorità, davanti alla polizia, davanti al crimine e così via. Perché le autorità non li proteggono tanto. Il forestiero non è molto protetto. E il forestiero a Bologna non è soltanto quello che viene dalla Polonia, è anche quello che viene dalla Reggio Emilia. Di conseguenza gli studenti a Bologna si inventano una associazione. E quello è l'università. Università significa quello, comunità, società. Quando gli studenti si associano, e anche lì, sono due associazioni, gli italiani e gli altri. Quelli che hanno dovuto passare le Alpi per venire in Italia e quelli che stanno al di qua delle Alpi. Queste due associazioni sono l'Università di Bologna. Ora appunto, a tempo di Dante era così, oggi no, formalmente ognuno di noi è altrettanto a casa sua in tutta Italia e anzi tecnicamente in tutta Europa ormai. Si passano i confini senza controlli o si passavano, adesso vedremo cosa succederà, ma altrove c'è ancora l'ostacolo della lingua, al tempo di Dante la lingua non era un ostacolo, il dialetto locale era diverso dal tuo, ma parlando in fiorentino all'ingrosso ti capivano dappertutto. Quindi appunto, il fatto che noi, nonostante tutto, abbiamo ancora questa fortissima appartenenza alla nostra città, prima ancora direi che alla nostra regione, sotto certi aspetti, in molti casi, significa chiaramente che questo è proprio un pezzo dell'identità italiana fortissimo, in cui tra l'altro non c'è neanche niente di sbagliato, secondo me. Professor Barbero, grazie per aver arricchito in modo così interessante le nostre conoscenze su Dante. E c'è un altro aspetto di Dante il quale vorrei chiederle. Si sa che dopo la sua morte un cardinale, credo quello di Bologna, abbia bruciato pubblicamente una copia di una sua opera, la De Monarchia, perché la considerava eretica. Lo stesso cardinale ha addirittura minacciato di far riesumare le ossa di Dante per bruciarle e disperderne le ceneri. Quindi sembrerebbe che negli ambienti ecclesiastici non lo vedevano molto bene. Quando, secondo lei, le cose nella Chiesa sono cambiate? Sono cambiate riguardo a Dante. Allora, guardi, in realtà non bisogna generalizzare in questo senso che nel mondo medievale la Chiesa era un'immensa organizzazione multinazionale, trasversale, presente dappertutto e piena di diversità, di contrasti, di conflitti, di gruppi rivali e così via. La Chiesa non era un monolite, anche se al vertice della Chiesa c'era un governo, quello papale, che effettivamente si sforzava di dare una linea unitaria, ma in realtà poi la Chiesa sfuggiva da tutte le parti. E la Chiesa cercava di esercitare, un controllo su quello che si pensava e su quello che si diceva, ma faceva molta fatica a esercitare un controllo totalitario. In altre parole, l'Europa medievale era molto diversa, che ne so, dall'Unione Sovietica di Stalin o anche soltanto dall'Italia di Mussolini, dove il potere effettivamente riusciva a imporre, almeno in apparenza, un conformismo generalizzato. La società del 200-300 è una società piena di conflitti, piena di diversità e abituata a una grandissima libertà di discussione. Col tempo questa libertà di discussione verrà ridimensionata sempre di più. Nell'età moderna, dalla Controriforma in poi, la libertà di discussione si ridurrà moltissimo. Ma sono quelli i secoli in cui è difficile discutere, il 500, il 600. Nel Medioevo si discute tantissimo. E si rischia, certo, si rischia. Ma non in modo, come dire,
implacabile e inevitabile. Perché che cosa è eretico? Quale scritto è eretico? Quale autore è un eretico? Non è mica ovvio. Io posso ritenere che il mio avversario nel suo trattato abbia fatto delle affermazioni che sono da considerarsi eretiche. E un altro teologo può pensare che invece no, mi sbaglio io, non c'è niente di sbagliato. Per arrivare a dichiarare che un libro è eretico e che va proibito, ci vuole un processo, come dire, complesso. Non basta un cardinale che dice a me questo libro non piace e io lo faccio bruciare. Tu l'hai fatto bruciare. E in un'altra città invece il vescovo non ha nessun problema. E infatti è quello che succede con Dante. Quindi anche la risposta Dante è eretico, in realtà la domanda non può essere posta in questi termini. Al di là ovviamente della soggettività, perché soggettivamente nessuno è eretico. Eretico vuol dire un compagno che sbaglia e nessuno pensa mai di sbagliare. Al limite ammetti di essere eretico quando davvero sei finito nei guai, quando hai davvero esagerato, hai insistito troppo a lungo a dire certe cose mentre dall'alto ti arrivavano gli avvertimenti, e allora alla fine ti hanno davvero processato, e allora se vuoi evitare il peggio a quel punto devi dire no, scusate, riconosco che mi ero sbagliato e chiedo scusa. E quello è il modo per evitare le peggiori conseguenze, chiaramente, no? Ma Dante non si è mai neanche lontanamente avvicinato a questo. Dante vive in un mondo dove è perfettamente possibile che qualcosa che lui scrive venga individuato da una parte della Chiesa come una cosa discutibile, magari sbagliata, e la cosa finisce lì, tutto sommato, ecco. Quindi appunto non dobbiamo immaginarlo schiacciato da una censura, neanche postuma in realtà, perché mentre quel cardinale covava progetti bellicosi nei confronti dell'eredità di Dante, a Firenze il comune cristianissimo, ortodosso, guelfissimo e alleato del Papa, comune di Firenze, faceva fare la lettura pubblica della Divina Commedia e commissionava a Boccaccio il commento della Commedia. Quindi in realtà non si deve parlare di una fase di condanna da cui poi Dante a un certo punto sarebbe uscito. Dante è sempre stato, già in vita e poi da morto, acclamato, considerato un grandissimo poeta, su singole sue posizioni, certi ambienti della Chiesa hanno certamente trovato a ridire, in modo particolare appunto il trattato sulla monarchia, perché questo è ancora il momento in cui il papato sta combattendo, anche se ormai l'ha persa quella guerra, però la sta ancora combattendo, la guerra per affermare che è il Papa e non l'imperatore che Dio ha individuato per comandare in questo mondo, e siccome Dante della monarchia scrive l'esatto contrario, si può ben capire che a qualcuno, come dire, quel trattato abbia dato fastidio. Però, appunto, è un'indicazione dell'estrema libertà in cui si muoveva ancora il dibattito intellettuale in quel mondo, il fatto che invece la commedia, dove Dante mette all'inferno un Papa dopo l'altro, nessuno si è mai sognato che ci fosse qualcosa per cui questa cosa andava proibita. Penso che avrebbe più guai oggi qualcuno che scrivesse un libro in cui Giovanni Paolo II o Benedetto XVI sono presentati in posizioni oscene all'inferno. Grazie. Grazie, Maria Teresa Savio. Volevo intanto ringraziarla per questo allargamento della mente che ci ha dato. Poi volevo dire due cose. Uno su Gemma e Beatrice. Secondo me il matrimonio, la separazione tra matrimonio come istituzione, dove si fanno i figli, si mantengono i patrimoni, sì, la continuazione delle famiglie, e la passione, sono due cose che ancora oggi esistono come separate. Cioè la passione è pericolosa. Ancora in certi è vero, è per questo che è stata tenuta separata per molti anni, e ancora in certi paesi ci sono i matrimoni organizzati e così via. La seconda cosa che volevo dire, che mi sembra molto interessante, l'idea, il collegamento tra esilio e creatività, perché da come lei ha presentato Dante in esilio, per lui è stata una tragedia, è una perdita enorme. Cioè, a questo punto secondo me ci sono due soluzioni. Uno va in depressione e non produce niente, o uno è in grado di elaborare il lutto
che diventa un processo creativo, come è stato infatti per Dante. Io sono d'accordissimo, naturalmente appunto noi abbiamo questo concetto di elaborazione del lutto che ci permette di capire bene queste cose, loro il concetto di elaborazione del lutto non ce l'avevano, però lo facevano, Anzi, ne approfitto per accennare a una cosa appunto a cui tengo molto perché non mi pare che se ne parli molto. In Dante c'è un aspetto di elaborazione del lutto nella scrittura della commedia che non ha a che fare col suo esilio, ma ha a che fare col fatto che i suoi amici sono morti. A quell'epoca e ancora per molto tempo dopo, non è solo nel Medioevo naturalmente, ma in tutto il passato preindustriale si moriva a qualunque età. E quindi era normalissimo veder morire i propri figli ed era normalissimo veder morire i propri amici già da giovani. Ora, nessuno lo dice mai, ma pensate a quanti amici Dante presenta nel Purgatorio, che quindi sono amici suoi carissimi, che quando lui aveva 35 anni sono già morti. È morto Forese Donati, è morto Belacqua, il liutaio, è morto Gonella, il musicista, quello che metteva in musica, no, le canzoni di Dante, e con ognuno di loro Dante ha un incontro struggente, ha un incontro, come dire, che gli serve proprio per elaborare il lutto. E notatelo, li mette tutti in Purgatorio. E a qualcuno di loro lo dice anche, gli dice, forse a Belacqua, gli dice, guarda, adesso non sono più triste, adesso che ti ho visto qui, perché so che sei in Purgatorio e quindi andrai in Paradiso. E se questo non è un modo per elaborare un lutto, insomma, ecco. Quanto all'altra cosa della passione, sì, certo, le società che ancora oggi praticano il matrimonio combinato, come si praticava in certe parti d'Italia ancora fino a 100 anni fa, anche meno, ecco, indubbiamente hanno ben chiara questa cosa, che non si può lasciare che i ragazzi facciano le cose di testa loro perché si sono infatuati di quello lì o di quella lì, ecco. Certamente c'è questo concetto. Tant'è vero che l'elaborazione del concetto di amore nella poesia medievale e anche in quella di Dante riflette proprio molto su questa cosa, come diceva lei, la pericolosità dell'amore. Questa non è una cosa su cui noi riflettiamo più, secondo me, tanto a livello teorico, perché a me sembra che a livello teorico la nostra idea di amore è quella che ci hanno lasciato i romantici, è l'opera, e quindi l'amore che trionfa su tutto e che è la cosa più bella del mondo. Mentre i poeti dell'epoca di Dante, che parlano tantissimo di amore, perché a questi giovani è una cosa che interessa enormemente, però ne discutono a un livello di grande sofisticazione intellettuale, perché sono gente anche molto colta. E allora uno dei perni della discussione è appunto, ma l'amore è una cosa buona o è cattiva? Perché ci fa fare delle cose irrazionali. È irrazionale perdere la testa per una donna che sposerà un altro tanto, che magari ne ha già sposato un altro. E fare delle cose irrazionali non va bene, perché è un'altra caratteristica della cultura medievale a cui si pensa poco per via dei pregiudizi assurdi che continuano a esistere sul Medioevo, è il fatto che invece nella cultura medievale c'è un culto della ragione enorme. La ragione è la guida che Dio ha dato all'uomo e che lo distingue dalle altre creature e lo rende simile a Dio. La ragione è importantissima, e quindi dire che qualche cosa è irrazionale significa avere il dubbio che sia una cosa negativa. E questo è il caso dell'amore, come la racconta anche Dante. Ci sono altre domande? Abbiamo delle domande, credo, sulla... Sì, c'è qualcuno. Buongiorno professore, sono un suo grande fan, quindi complimenti e grazie per tutte le sue lezioni e tutti i podcast. Io volevo fare una domanda sul Dante, diciamo, cavaliere. Probabilmente non so se ci sono, diciamo, documentazioni o qualsiasi cosa su lui che combatte. Lui voleva, come ha detto lei, fare il cavaliere. Aveva imparato a combattere, cioè quando lui andava in guerra, combatteva davvero con la spada, sul cavallo, uomo a uomo, oppure magari stava più indietro, come facevano alcuni nobili, e qui, come si vede nei film magari, e quindi, diciamo, guardava e poi tornava vittorioso.
No, no, allora... Grazie. Premettiamo questo. Combattere a cavallo e in armatura era, appunto, come dicevo, chiaramente un segno di una posizione sociale elevata. In degli altri paesi d'Europa dove c'era meno mobilità sociale, quelli che combattevano a cavallo in genere erano membri delle famiglie nobili. Nascevano nobili, fin da bambini cominciavano ad addestrarsi, a imparare a andare a cavallo, a imparare a combattere a cavallo con 30 o 40 kg di ferro addosso, a spingere al galoppo uno stallone maschio non castrato e aggressivo insieme a centinaia di altri contro il nemico. Ecco, queste cose qua bisognava impararle presto. Un proverbio medievale dice: chi a 8 anni non è ancora montato a cavallo è buono solo per fare il prete. In Italia, dove c'era più mobilità sociale, quando il comune di Firenze mandava, come mandò a Campaldino, credo 600 cavalieri a combattere, non tutti quei cavalieri erano di famiglia nobile. Molti, come Dante, erano di famiglie che avevano fatto i soldi e per la prima volta nella loro storia familiare avevano comprato al ragazzo il cavallo e le armi per segnare la propria ascesa sociale. Si poteva improvvisare fino a un certo punto. Io non ho nessuna idea di a che età Dante abbia cominciato ad andare a cavallo, ma indubbiamente deve aver cominciato abbastanza presto, perché altrimenti non avrebbe fatto a Campaldino quello che ha fatto. Cosa ha fatto a Campaldino? Noi lo sappiamo perché ne parlava in quelle famose lettere che Leonardo Bruni vide nel XV secolo e che poi non abbiamo più. Ma Leonardo Bruni ci dice che in queste lettere, tra l'altro, Dante raccontava la battaglia di Campaldino. E raccontava tutta la battaglia, la descriveva, raccontava di aver avuto una gran paura a un certo punto, e questo è un segno molto caratteristico e molto realistico, perché la cultura cavalleresca medievale era una cultura di professionisti che non nascondevano certo il fatto che in battaglia si ha paura, anzi, riconoscere di aver avuto paura in battaglia era il segno che era un combattente esperto, che conosceva cos'è la guerra. Sono i ragazzini che non avevano mai visto niente, non avevano paura alla loro prima battaglia. Ora, in quelle lettere Dante racconta di essere stato fra la prima schiera. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in una battaglia medievale i comandanti suddividevano il loro esercito in vari, loro dicevano battaglie, in vari battaglioni o schiere, scaglioni se volete, ognuno dei quali aveva un compito diverso. Perché una battaglia medievale non si faceva come noi vediamo nel Signore degli Anelli, che tutti quanti si mettono a correre urlando tutti insieme. Non è così, perché quelli che si mettono a correre urlando fra mezz'ora saranno stanchi. E se sei a cavallo e sproni e galoppi contro il nemico e vai e ti scontri, dopo mezz'ora, un'ora di mischia, non ce la fai più tu e non ce la fa più il tuo cavallo. E quindi non si va dentro tutti insieme, ma un po' per volta. Il segreto di combattere una battaglia medievale dal punto di vista del comandante era di avere delle formazioni impegnate e delle altre in riserva, che potevi magari far manovrare sul fianco o semplicemente mandar dentro quando quelli che stavano combattendo già da un'ora era ora di farli ritirare più indietro. Ora, preparando la battaglia di Campaldino, i comandanti fiorentini non sorteggiano, decidono che un primo gruppo di 150 cavalieri saranno in prima linea e saranno quindi quelli che assorbiranno il primo urto del nemico. E Dante è uno di questi. È chiaro che per stare in questa prima schiera si scelgono i migliori, quelli che hanno i migliori cavalli, le migliori armi, sono più giovani, più robusti, perché comunque è il momento più pericoloso. Sei il primo a combattere e non sai quando è che riuscirai a sganciarti, che qualcuno potrà venire a darti il cambio. Oltretutto a Campaldino, questa prima linea dei fiorentini, dove appunto sono circa 150 cavalieri, uno dei quali è Dante, allineati probabilmente su due file, non di più, e si deve decidere se attacchiamo noi o se aspettiamo che attacchino loro. E i comandanti decidono: aspettiamo che attacchino loro.
alla lunga sarà una decisione giusta, perché il nemico attacca in forze e si allontana dalla sua fanteria, dai suoi arcieri, e quindi alla fine si troverà in difficoltà. Però sul primo momento questa prima linea di 150 feditori, come dicono loro, dove fedire vuol dire urtare, colpire, dare il primo urto, questa linea di 150 viene caricata da una forza nemica molto più numerosa, e i cronisti dell'epoca che raccontano la battaglia, loro non dicono che c'era Dante, neanche lo sanno, ma raccontano la battaglia, Dino Compagni, Giovanni Villani, loro dicono che la prima linea dei fiorentini ha subito questo urto della carica della cavalleria nemica molto più numerosa, e la maggior parte sono stati buttati giù da cavallo. Perché quando il nemico ti caricava, se riusciva a dare il colpo giusto, ti beccava, se ti rompeva il corpo, peggio che mai, tu di solito ti difendevi con lo scudo, ma l'urto era tale che se ti colpiva bene ti faceva volare via da cavallo. Lo scopo della carica era quello fondamentalmente, buttare giù da cavallo l'avversario. Quindi in realtà Dante si è trovato nella battaglia di Campaldino, nello scontro iniziale, il più pericoloso, e statisticamente è anche probabile che sia uno di quelli che sono stati buttati giù da cavallo quando il nemico gli è venuto dentro. Il che spiega perché nella lettera vista dal Bruni abbia detto che a un certo punto ha avuto molta paura. C'è un'alzata di mano? Possiamo, puoi togliere il... puoi aprire il microfono? È una domanda da Torino, tra l'altro. Sì, buongiorno professore, sono Egidio Perpa. Non era solo che sono veramente emozionato nel sentirlo, perché non è la prima volta che la sento, ovviamente. È sempre un piacere. No, volevo brevemente solo fare una domanda sul Dante politico, attualizzato oggi, fosse possibile, se fosse collocabile e dove, e quale sarebbe il pensiero della politica attuale in Dante. Il pensiero di Dante è la politica. Grazie. Un'altra ora. Il mondo è troppo diverso, il mondo è troppo diverso e non si può immaginare una collocazione paragonabile, perché le scelte sono diverse. Per carità, se dovessimo dire una cosa molto superficiale e magari anche un po' sciocca, una delle grandi scelte fra destra e sinistra oggi è la politica nei confronti degli immigrati. E Dante, tocca dirlo, detestava gli immigrati, però erano gli immigrati del suo tempo, erano gente che veniva dalla campagna intorno a Firenze e che arrivata a Firenze faceva i soldi e smetteva a far politica. Indubbiamente quelli a lui non piacevano, non era una posizione molto avanzata, si è trasferita nel nostro mondo di oggi, ma davvero appunto il contesto era troppo diverso. Nel contesto di allora la politica in cui Dante è impegnato sostanzialmente è: ci sono classi sociali pericolose per l'equilibrio della cittadinanza, e nei confronti di queste classi sociali pericolose ci vogliono delle leggi speciali che li tengano sotto controllo. Ecco, in apparenza anche qui ci potrebbe essere un parallelo, perché oggi da destra si insiste molto sulla pericolosità della protesta di piazza, della protesta giovanile, sulla necessità di una repressione, ma al tempo di Dante non era questo. Al tempo di Dante la classe sociale pericolosa erano i nobili signori, cavalieri, armati, a cavallo, con un seguito di dipendenti armati che vivevano in torri e fortezze. Quella era la classe sociale pericolosa che il governo, diciamo tra virgolette, borghese di Firenze voleva disinnescare con leggi, gli ordinamenti di giustizia che li rendevano cittadini di serie B e li rendevano esposti appunto alla vendetta pubblica se esageravano con la violenza. Quindi anche qui appunto un'apparente simmetria in realtà poi si svela essere un mondo totalmente diverso. E poi il grande problema del Dante maturo, del Dante in esilio, è se ci debba essere un governo superiore alle singole città, ai singoli regni, e lì è certamente un'evoluzione. Finché Dante è a Firenze, Dante non può non condividere l'opinione di tutti, cioè che il comune deve essere totalmente indipendente.
anche se naturalmente si pone sotto la protezione internazionale di una grande autorità spirituale come quella del Papa, riconosce indubbiamente che il Papa è il regolatore del mondo cristiano, e qualunque Guenzo dovrebbe pensare questo per forza. Quando Dante è in esilio si trova di fronte a un altro problema, e cioè che c'è anche un'altra autorità nel mondo cristiano, l'imperatore. Finché Dante faceva politica a Firenze, l'imperatore non contava niente, non c'era. Per anni non c'è stato, per anni ci sono stati imperatori deboli, che stavano solo in Germania, non hanno mai tentato di governare in un certo modo l'Italia, ma quando Dante è in esilio c'è, come ricordiamo tutti, l'imperatore Enrico VII, che forse per l'ultima volta prova davvero invece a far sentire all'Italia l'esistenza di un governo superiore a cui ogni comune dovrebbe assoggettarsi. E Dante a questo punto dà una risposta che il Dante Guelfo di 10 anni prima probabilmente non avrebbe dato. Disgustato com'è ormai da quello che è successo a Firenze, Dante si è convinto che in effetti i comuni cittadini non sono autorità legittime, sufficienti per il bene del mondo. Il mondo non può essere governato da comuni, ognuno dei quali fa solo i propri interessi ed è ostile a tutti gli altri. Per funzionare il mondo ha bisogno di un potere superiore, regolatore, garantito da Dio anche quello, ma che abbia anche la forza militare di mantenere l'ordine, e questo è, può essere soltanto Cesare, può essere soltanto l'imperatore. Questo è quello che Dante scrive nel suo trattato sulla monarchia. Allora, sarebbe stato un fautore di un'Europa forte, superiore ai singoli stati? Io non sono sicuro. Direi più probabilmente che sarebbe stato fautore dell'ONU, come l'ONU era nei sogni di quelli che l'hanno fondato e come l'ONU riusciva anche un pochino a essere nel primo dopoguerra, cioè un organismo mondiale che davvero riuscisse a costringere i singoli stati a rispettare, come dire, la pace e così via. Okay. Grazie, okay. Professore. Ok, c'era il professore. Io vorrei farle una domanda sui figli di Dante, il rapporto che lui aveva con i suoi figli, e cosa è successo, se si sa, ai suoi figli dopo la morte di Dante, così in esilio, cosa è successo a loro dopo? Ma noi sappiamo abbastanza cose su questi figli, noi conosciamo i nomi di 3 maschi e 2 femmine. I 3 maschi si chiamavano Giovanni, Piero e Jacopo, e invece le femmine si chiamavano Beatrice e Antonia. Questi sono quelli che conosciamo, che quindi sono arrivati ad avere una certa età, perché compaiono in dei documenti, non sono bambini, voglio dire. E detto tra parentesi, dal punto di vista statistico, di nuovo, è quasi sicuro che Dante e Gemma ne abbiano avuti anche altri di figli morti da piccoli, perché la mortalità infantile era altissima. In genere si può calcolare che una metà dei bambini non arrivava all'età adulta. Quindi è probabile che Dante e Gemma abbiano avuto anche 8-10 di figli. Di questi almeno 5 diventano adulti. Sono molto interessanti già i nomi, perché quello è un momento in cui in tutta Europa, specialmente in Italia, sta cambiando il sistema dei nomi. Fino alla fine del 200 i nomi sono tantissimi e spesso stranissimi. E nella famiglia di Dante c'erano i nomi più strampalati, appunto, pensate a Cacciaguida, il trisnonno Cacciaguida, il nonno si chiamava Bellincione, il papà si chiamava non Alighiero, ma a dirla tutta Alaghieri, era quella la forma normalmente usata, anche il nonno si chiamava Alaghieri. E la generazione di Dante comincia a non usare più quei nomi e a usare invece i più comuni nomi dei grandi santi cristiani. È un fenomeno che avviene in tutta Italia nello stesso momento. Nel 300 in Italia si chiamano tutti Pietro, Jacopo, Giovanni, Antonio e così via. È impressionante questa trasformazione. E Dante, che era Dante, fa come tutti gli altri. Anziché dare ai suoi figli i nomi del papà e del nonno, inaugura questa nuova stagione dei nomi cristiani. Peraltro poi gli apostoli Giovanni, Pietro e Paolo sono quelli che lui incontra in paradiso, quindi quelli a cui era più devoto. Ora, di Giovanni sappiamo pochissimo, compare in un paio di documenti post Alice, quindi deve essere morto anche lui abbastanza presto.
Invece Jacopo e Piero, vabbè, le figlie sono altrettanto importanti, però ovviamente sono meno documentate perché le vite delle donne erano meno sotto i riflettori. Di Antonia sappiamo soltanto che era ancora viva a un certo punto dopo la morte di Dante, quando c'è bisogno del suo consenso per un atto che riguarda l'eredità di Dante. C'è Gemma e c'è la figlia Antonia. L'altra figlia invece, Beatrice, era in monastero, era in convento, a Ravenna. E questo ce la dice lunga, perché Ravenna naturalmente è il posto dove Dante ha vissuto gli ultimi anni, protetto dal signore della città, Guido Novello. È un posto per la figlia in un bel monastero di monache, dove avrebbe potuto vivere tutta la vita tranquilla, sicura, protetta, mantenuta e per di più salvandosi l'anima, era esattamente la cosa a cui mirava un bravo padre di famiglia che avesse un po' di entratura e un po' di appoggi politici, perché quello ci voleva chiaramente, no? Le figlie qualche volta le fai sposare, se ci riesci, se hai i soldi per la dote, ed è il modo migliore di sistemarle, ma quando non è possibile realizzargli un buon matrimonio, il piano B di un padre amoroso che ama la sua figlia è di sistemarla per tutta la vita facendola diventare sua. E questo è quello che fa Dante con sua figlia Beatrice. I maschi hanno più possibilità e Dante si è preoccupato anche di loro. E lo sappiamo perché sia Jacopo sia Piero hanno avuto dei benefici ecclesiastici. Cosa vuol dire dei benefici ecclesiastici? Vuol dire che la Chiesa a quell'epoca, fra le altre cose, era un immenso insieme di posti di lavoro e di stipendi, dove molto spesso il posto di lavoro era una sinecura e l'unica cosa che contava era lo stipendio. Ogni singolo edificio ecclesiastico che esisteva in Europa aveva aggiunto uno stipendio per il titolare, il quale titolare molto spesso poi poteva con una frazione dello stipendio pagare un sostituto e lui non andarci mai. E quindi essere cappellano, essere parroco, essere canonico di una chiesa poteva voler dire, quasi sempre voleva dire, che avevi ottenuto, grazie a protezioni politiche, amicizie e bustarelle, uno di quei posti e quindi avevi la tua rendita. Ora, i due figli di Dante, Piero e Jacopo, hanno avuto entrambi dei piccoli, non sontuosi, ma piccoli Jacopo, discreti Piero, mi sembra, benefici ecclesiastici, dove? A Verona e a Ravenna. E quindi, di nuovo, nelle due città dove Dante ha trascorso l'ultima parte della sua vita con la protezione del Signore dell'uomo. Quindi Dante, da bravo padre di famiglia, si è dato un sacco da fare e ha ottenuto, grazie alle sue amicizie politiche, dei posti, degli stipendi, dei benefici, come dicono loro, per i suoi due figli. Poi Jacopo e Piero erano diversi, nel senso che Jacopo era abbastanza un perdigiorno, tutto sommato, ha avuto dei guai perché aveva promesso di sposare una ragazza, poi l'ha mollata, poi gli hanno fatto processo, perché per avere i benefici ecclesiastici non era necessario essere sacerdoti, Bastava avere la tonsura e ti potevi sposare lo stesso comunque. Piero, che è uno più serio, invece, oltre ai benefici ecclesiastici, studia a Bologna, si laurea in legge e fa una bella carriera di magistrato, di giudice, a Verona sempre, quindi con la protezione degli scaligeri amici di suo papà. Bisogna anche dire che quando Dante muore, Jacopo e Piero sono vicini, sono con lui o arrivano subito. Quando Dante muore, Dante è celeberrimo, la sua morte è una notizia, è morto e non ha ancora pubblicato gli ultimi canti della commedia, quindi grande preoccupazione in tutto il mondo intellettuale, l'avrà finita, non l'avrà finita, saranno Jacopo e Piero che trovano e pubblicano gli ultimi canti della commedia e tutti e due scrivono un commento alla commedia, molto scadente mi pare quello di Jacopo, più interessante quello di Piero, ma insomma, fatto sta che questi due figli, fra le altre cose, sono stati anche i figli del grand'uomo, sono stati i figli di un uomo celeberrimo e che hanno costruito anche la loro carriera sulla gestione dell'eredità letteraria del babbo. Oh, grazie, grazie professore. Io la definizione più bella che ho trovato da lei è di Dante uomo straripante. Ovviamente sì, ovviamente sì.
Cioè, conto che noi conosciamo solo una minima parte delle cose che ha fatto nella sua vita quotidiana. Ci sono anni interi dei quali neanche sappiamo dove era. E lui ha fatto politica in mille modi. Ha fatto politica anche da esiliato, durante l'impresa di Enrico VII, lui è stato uno dei sostenitori importanti di Enrico VII, dico importanti perché era comunque un intellettuale conosciuto, quindi averlo dalla sua parte per l'imperatore contava, Dante scrive dei manifesti pubblici a sostegno delle lettere aperte, a sostegno della politica dell'imperatore, è presente all'incoronazione dell'imperatore quando viene ammesso al bacio dei piedi dell'imperatore, onore riservato ai leader del partito imperiale, insomma, quindi appunto ci sono, e oltre a questo va anche detto, viene fuori dalle sue poesie, con tutta la sua immensa devozione a Beatrice, si è innamorato di diverse altre ragazze anche, e ha scritto poesie per loro e così via, quindi insomma ha avuto una vita intensa e forse ci stupisce un po' meno che essendo morto a 56 anni, nelle sue ultime opere, nelle Egloghe, descriva se stesso come un vecchio canuto con i capelli bianchi. Sì. E su questa nota noi la ringraziamo tantissimo, abbiamo veramente preso tantissimo del suo tempo, della sua pazienza. Scusa? Scusa? Cosa c'è? È una nota avanzata. C'è una domanda? Il professor Perone da Torino. Sì. Vorrei soltanto dire che sono molto contento di rispondere ancora a una domanda, poi purtroppo alle 10:30 devo fare un esame online a un mio studente di certamente mi devo lasciare. Allora è veramente un'ultimissima domanda, tra l'altro dal professor Perone di Torino, quindi anche un altro concittadino. Sì, esatto. Quindi, Luciano, devi togliere il... ecco, bene. Buongiorno professore, una domanda che mette in collegamento, a confronto, lei, il professor Barbero, con Dante Alighieri. Il professor Barbero è sicuramente un ottimo ricercatore studioso e quindi è anche un ottimo oratore, cosa non certo sempre facile da trovarsi in ambito universitario, fra l'altro. Dante è stato un grande studioso, un poeta, un letterato, ma lo sappiamo esattamente di lui come capacità oratoria, visto che oltretutto ha fatto anche il politico, non soltanto il poeta e il letterato. Era all'altezza rispetto alla sua capacità di produzione letteraria? Allora, è una buonissima domanda. Non abbiamo testimonianze dirette, nel senso che di gente che ci descriva l'effetto di un discorso di Dante. Però dobbiamo supporre che fosse un buon oratore e non solo perché quella era una politica in cui per avere successo bisognava saper parlare, era una condizione sine qua non. Ma nel caso di Dante c'è qualcosa di più, perché loro, nell'Italia di quell'epoca si ragionava molto e si scriveva molto sulle qualità necessarie per fare politica sostanzialmente, no? Ecco, da qualche generazione si cominciavano a scrivere anche manuali, il manuale per fare un buon podestà, e c'era l'idea che fossero strettamente collegate il saper scrivere le lettere ufficiali, i manifesti, ma anche i testi dei discorsi naturalmente, e il saper parlare in pubblico. Queste due cose andavano sotto un'unica etichetta, si chiamava l'ars dictaminis, l'arte di dettare, noi potremmo dire di comporre, no? Ecco, l'arte di comporre implicava aver imparato a scrivere e aver imparato a parlare in pubblico, due cose inscindibili secondo loro, anche perché, come abbiamo detto, quando loro scrivevano pensavano sempre all'effetto sonoro di quello che scrivevano, loro scrivevano con l'idea che la cosa che scrivevano venisse poi pronunciata a voce alta. Ora, noi sappiamo, una delle poche cose che sappiamo con certezza, che Dante ha studiato con Brunetto Latini. E che cosa esattamente gli ha insegnato Brunetto Latini? Non abbiamo la certezza, abbiamo tante ipotesi, tanti discorsi, ma sappiamo però che la specialità di Messer Brunetti, Ser Brunetto, scusate, Messer si diceva ai cavalieri, la specialità di Ser Brunetto era di insegnare per l'appunto l'ars dictaminis, e si parla, nelle fonti si parla di lui come quello che ha insegnato ai fiorentini a fare politica.
Quindi è assolutamente legittima l'ipotesi che Dante, da Brunetto Latini, abbia imparato innanzitutto l'ars dictaminis e quindi a scrivere e a parlare in pubblico. Benissimo. Grazie professor Perone per questa bellissima domanda e professor Barbero, cosa dirle? Ci ha regalato quasi 2 ore di grande, veramente abbiamo appreso e imparato tantissime altre cose sulla vita del sommo poeta, lo ha fatto qualche volta scendere dal piedistallo, però rimarrà sempre l'uomo fuori dal tempo, senza tempo, l'uomo che ha scritto opere immortali ed eterne. Quindi la ringraziamo moltissimo. È stato un bellissimo modo per noi per celebrare il Dante D 2024, lo stavo pensando al 25, cioè all'anno prossimo quando lei verrà in persona. Quindi le facciamo tantissimi auguri nel frattempo, di buon lavoro e grazie di nuovo di cuore a nome di tutta la società Dante Alighieri di Sidri, dalle Dante che erano molte collegate anche sulla piattaforma Zoom, anche dalla Dante Global di Roma. Quindi grazie davvero e a risentirla presto. Grazie. Certamente, arrivederci, grazie mille.